Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il venerdì, per la grazia di Dio arriviamo a un'altra settimana di lettura della parola del Signore. E noi durante questa giornata della 9 di aprile del 2021 leggeremo ancora una volta la parola del Signore, noi siamo nei libri dei numeri e noi durante questa puntata noi leggeremo tutto il capitolo 14 e il capitolo 15 fino al versetto 21. Quindi leggiamo ora Numeri capitolo 14. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aarone. E tutta la comunità disse loro, fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in questo paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico, non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro, nominiamoci un capo, torniamo in Egitto. Allora Mosè e Aarone si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Geftune, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di questo paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi. Non li temete. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno e tutti i figli di Israele e il Signore disse a Mosè, «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso». E Mosè disse al Signore, «Ma lo verranno a sapere gli abitanti dell'Egitto da cui tu hai fatto uscire questo popolo per la tua potenza. E la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, o Signore, sei in mezzo a questo popolo e gli appari faccia a faccia, che la tua nuvola si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola e di notte in una colonna di fuoco. Ora, se farai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno, il Signore non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, perciò li ha scannati nel deserto. Ora, si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza, come hai promesso, dicendo, il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole e punisce l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui. Il Signore disse, «Io perdono come tu hai chiesto, però, come è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria, i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo, non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito appieno, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Gli Amalechiti e i Cananei abitano nella valle.
voi domani tornate indietro, incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Il Signore parlò ancora a Mosè ed Aarone e disse: fino a quando sopporterò questa malvagia comunità che mormora contro di me? Io ho udito i mormori che i figli di Israele fanno contro di me. Di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto e voi tutti quanti siete di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me. Non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Geftune, e Giosuè, figlio di Nun. I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli andranno pascendo le gregge nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni. Un anno per ogni giorno e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Io, il Signore, ho parlato. Certo, così farò a tutta questa comunità malvagia, la quale si è riunita contro di me in questo deserto. Saranno consumati e vi moriranno. Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese, che, tornati screditando il paese, avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga davanti al Signore. Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Geftune, rimasero vivi tra quelli che erano andati a esplorare il paese. Mosè riferì quelle parole a tutti i figli di Israele e il popolo fece grande cordoglio. La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte e dissero: eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato il Signore, poiché abbiamo peccato. Ma Mosè disse: perché trasgredite l'ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà bene. Non salite, perché il Signore non è in mezzo a voi. Non fatevi sconfiggere dai vostri nemici, poiché là, di fronte a voi, stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada, poiché vi siete sviati dal Signore, e il Signore non sarà con voi. Non di meno si ostinarono a salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto del Signore e Mosè non si mossero dall'accampamento. Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li sconfissero e li fecero a pezzi fino a Corma. Numeri capitolo 15. Noi leggeremo questo capitolo fino al versetto 21. Poi il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare, che io vi do, e offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, o l'olocausto, o sacrificio per l'adempimento di un voto, o come offerta volontaria, o nelle vostre feste solenni, per far un profumo soave al Signore con il vostro bestiame grosso o minuto. Colui che presenterà la sua offerta al Signore offrirà come oblazione un decimo d'efa di fior di farina intrisa con un quarto di in d'olio. Farai una libazione di un quarto di in di vino con l'olocausto o sacrificio per ogni agnello. Se per un montone offrirai come oblazione due decimi di efa di fior di farina intrisa con un terzo di in di olio e farai una libazione di un terzo di in di vino come offerta di profumo soave al Signore. Se offri un toro come olocausto o come un sacrificio per l'adempimento di un voto o come di un sacrificio di riconoscenza al Signore. Si offriranno con il toro come oblazione tre decimi di efa di fior di farina intrisa con in di olio.
e farai una libazione di un mezzo di hin di vino e un sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore. Così si farà per ogni bue, per ogni montone, per ogni agnello o capretto. Qualunque sia il numero degli animali che sacrificherete, farete così per ciascuna vittima. Tutti quelli che sono nativi del paese faranno le cose così, quando offriranno un sacrificio consumato dal fuoco, di profumo soave per il Signore. Se uno straniero che soggiornava tra di voi o chiunque abiti in mezzo a voi nel futuro offre un sacrificio consumato dal fuoco di profumo soave per il Signore, farà come fate voi. Vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. Come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiornava da voi. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete arrivati nel paese dove io vi conduco e mangerete del pane del paese, di quel paese, ne preleverete un'offerta da presentare al Signore. Due delle primizie della vostra pasta metterete da parte. Una focaccia come offerta la metterete da parte, come si mette da parte l'offerta dell'aia. Delle primizie della vostra pasta darete al Signore una parte come offerta. Lo farete di generazione in generazione. Parola del Signore. Noi ringraziamo Dio per questa settimana, per come il Signore ha parlato a noi attraverso il libro dei Numeri, e noi continueremo a riflettere quanto è importante, essenziale, vitale per la nostra vita ascoltare la parola del Signore, metterla in pratica, ma soprattutto confidare nelle promesse di Dio senza mai dubitare. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Che la grazia del Signore stia sopra la tua vita nel nome di Gesù.